Daniel, a Baler, a Canber, a Bushler, o Schott, o Malkenberg, a Bet. E da Blumen, a Princher, in due andronde, le cuma grande, o invece, cancia tutta la verce, o magari gli ebioni, o Schott, o Malkenberg, però la bella, se ne andranno come piume e caderanno sulle nostre spalle. Mi piace credere che il tempo rimanga in alto, se ne andranno come piume e caleranno sulle nostre spalle. Mi piace credere che il tempo rimanga in alto. Tra l'altro, te sei lui. Eccoci, oh, ma sai, in onda, oh, Borgesù. Ma siamo in onda? Allora, qui adesso noi stiamo andando tranquillamente con le nostre trasmissioni verso Pasqua. Ah, si sente dalla tua voce. Ma le panna passano a no, ma tansen al per un agnello. Pasqua. Sì, ma non abbiamo neanche salutato, cioè mi sembra. Ma che, tocca a voi e non a me. Salute, bella zanche. Stiamo da sentire, Ettore, non saluti oggi? Ho già salutato lei. Sei il salutatore. Lei ha salutato i belli. E con quello che ci costi a salutare la gente. Posso scorrere? Lei ha salutato i belli nella maggioranza. Hai già cominciato a dire buona Pasqua? No, no, aspettavo che te devi venire con le allora uova. Io devi portare le uova. Abbiamo tempo, corre. Abbiamo un ospito. Un ospito che se la regia per vedere quanto è bello questo ospito. Guardiamo l'ospito. Basta, vai, vai! Ma chi è? La bassa! Ma chi è? La Rigoletto, lui? La bassa! Ma le fede è Nadel, ma cos'è la claroba? No, adesso non vorrei neanche spiegare il problema. No, perché questo è un problema. Allora, io sono abituato a ordinare per internet tutti le façade. Allora, verso ottobre, prenoto part-time, ho preso una bella maglia, un capellino strano, così natalissimo. Natalissimo, c'è Nadella, faga la mia figura. So che arriva ieri, la roba è arrivata ieri, la dico, mi sa faga, aspetti questa trana, metri che ha un score dando io messo, allora ho detto, visto che c'è l'occasione, avagla a un testa Nadella. Allora, volevi spianare a tutti i costi. Questa che è la trasmissione carnevalesca in attesa della Pasqua, a Stacket Fair, una trasmissione natalizia. Me fa natalizia, ognuno può fare qualche pera, che vuol dire. Allora, però, San Vlibrisa, basta cambiare il canale, ma problema. Ascolta, tu svegli le tentalmente. Cusel. Questo è per una chitarra, invece è un ukulele baritono, quattro corde, vado che ha quattro chiavi, una chitarrina, quattro corde, è un ukulele, grande, ma è un ukulele. Allora, te che sei il maestro di cappella del notiziario Pugliese, facciamo sentire la canzone per Natale, dopo parliamo delle altre. La canzone per Natale è quella classica. La classica. Natale 2000. Buon Adel, tanti auguri, buon Adel, tanti auguri, buon Adel, sarà sicuro il più bel, coro anche voi, vai, ea, buon Adel, tanti auguri, buon Adel, tanti auguri, buon Adel, sarà sicuro il più bel. Siamo nel 2018, sì, però, ma non si può, non è il Natale, dobbiamo fare una trasmissione seria. Ma tenetelo lì per il prossimo ma Natale. Avevamo qualche cosa anche per Ferragosto? Una canzone Ferragosto? Turtling in Broadway, San Brisa American, basta coi Wustel, e in bella un'ossessione. Allora, perché i tortellini si mangia anche a Ferragosto. Sì, è vero, questa è quella estiva, no? Ma parliamo dei problemi dal dedincù. Allora, dedincù. Noi ti abbiamo commissionato già una canzone prima, poi oggi sei arrivato qui e ci hai fatto sentire, come si dice, la bozza, no? Come si dice? Al Pruven. Ma scorre bene, teni per bo, scorre in italiano, il volo scorre in italiano. Ma al Pruven, le brise qualche smezzata l'angulare. Al Pruven, le anco a lei.
Poi adesso è anche di Provenchi, smettere anche in Etersite. E tu hai delle idee dove si mette il provino? Cioè, me spero che Premon le metti in bocca e poi in Etersite, perché se fa l'avversa non è che sia una bella cosa. Allora, poi ti arrivi qui e t'assade un fuitenque. No. Allora, con una canzone che noi ci teniamo molto. No, allora, ne bravero. Allora, il qui presente Aldo Iani mi ha detto, arrenda fer una canzone sulla sicurezza stradale, perché la gente la guida mal, la gente la fa, noi dobbiamo fare cultura, andare a insegnare la gente che anda a girare bene, comportarsi chi bene. Chi gira in AP, anche chi gira in AP. Anche chi gira in AP. O si deve comportare bene sempre, in televisione, ma sì. Siamo etero, non diciamo mai parolacce. È una campagna per l'educazione stradale. La parolacce la diciamo... la bassa. Allora, l'ha detto, vedi che te sei nella bassa, che la campagna è di mondi, e per sfer la campagna per la sicurezza. Ha detto, niente, che tipo di campagna le parole mi ha detto, falle. Ma scusi, signor Ceffo, dica. Ma la campagna o la campagna? Ettore. Ecco, se clamam l'età la mitesura di me. Posso dire un quem però? Perché non è tra... Avanti a cambiare, se entra la Cavdagna con la campagna. Andava a te. Ma mi sorpreso, me. Allora, comunque, la sesta... Educazione stradale, se te il vigno in man. Allora, se te il vigno in man, avete fatto voi il testo... Gli hanno detto, avevano scritto la roba qui, te cantla, beh, c'è canti. A niente, Io canto solo. Quei è scritto alla scrittura. Allora, innanzi per la storia, andare dal colpo a chi è. La presentiamo. Presentiamola, dai. Anteprima allora. Cosmica. E questo ecco. è un bottle, si dice, il bottle, quando cos'era? È una prova. Al bottle. Ma cos'è la bottle? Abbiamo fatto anche Bob Dylan, nella prima canzone che lui gli fece con bottle. La chitarra. Ah, ma allora se la diceva al bottle. È il bottle, diciamo il provino da cui poi scaturiva le canzoni. Ecco. In realtà le canzoni di Bob Dylan, certo. Sono tutte quasi fatte con la chitarra e voce chitarra, questi bottle qui che ha fatto lui sono stati più belli delle allora, anche la John Baez. Anche la John Baez ha fatto allora, qui noi travanga il Bob Dylan la bassa. La bassa, va bene. Fatmo sentire un bottle. Se vuoi tra il coro però. Sì, sì, beh, certamente. Così. Voi sapete correggiare? Come no, te sai correggiare, Ettore? Te correggi di solito? In privato sì. E Aldo correggi? Sempre, alla mattina. No, lui anche in pubblico. Allora, mi vergogno. L'ho visto al bar. No, allora, no. Fermo tot tre. Allora, lei ascolta quelle di quegli altri. Me no. Allora, correggiate assieme, alla Zandla, anche per sprise, se ho una curata più onche clete, capito? Vado avanti, cercate di correggiare di assieme. Roba da me. Allora, avvisiamo al pubblico, si pronti. È un bottle questo qui. È un bottle. E vai col bottle! Se vi piace il bottle. Si chiama l'educazione stradale. Quando giri a piedi guardando il tuo iPhone, distratto più non vedi neanche quei fitton, sbatti contro coi ginocchi mentre suona il cellulare, anche questo è l'educazione stradale. Ma si fa ancora anche per da qua, magari per telefono. Se giri in bicicletta, fai lo slalom fra i pedoni, pedalando troppo in fretta, prima o poi farai casconi, e anche a farlo apposta cadi e ti fai un gran male. Anche questa ricordati, educazione stradale. Adesso andai in moto, è motociclata. Con la moto sei un ganzo, sgasando fai rumore, i semafori li bruci, dei pedoni sei il terrore, ma i caramba l'altro giorno ti hanno fatto un bel verbale, anche questa ricordati l'educazione stradale. Adesso andai in macchina, vai in centro con la macchina, parcheggi in doppia fila o in posti riservati, tu sei furbo e poi fai prima, ma rimossa la tua auto e portata nel piazzale, anche questa ricorda educazione stradale. Finale adesso
anche questa ricordati, educazione stradale. Ecco, sorra, perché lo sento da imparare. Ecco, va bene. Se... Vamo qua, buona lei. Come va qua? Vamo qua, basta. Cioè, Babbo Natale è già fatto. Va a fine. Va, basta. Va a fine. E cos'è da dire adesso? No, che mi capite anche un fatale per educazione stradale. Posso raccontare un aneddoto? Parla stre, un aneddoto. L'eterdea, ero in centro, a Bologna, passo un mio amico, ha detto vai in là, dammi un passaggio, ostia mi dai un passaggio, e io ero così contento, sono in macchina, una bella macchina, grande, e io ero così contento, a un certo punto, semaforo rosso, su qui, vum, al passo, dico, oh, Giorgio, dico, il mat, fa perché, dico, come perché, il semaforo rosso, sei passato, dico, non ti preoccupare, fa così anche mio fratello, dico, tu quello è mat, ma che, dico, adesso sta attento, voi vado, altro semaforo rosso, di questa attenti. Mo che? Arrivo sotto il semaforo, poi vum, al passa. Dico, ma ti semo? Fa perché mi offendi sempre? Dico, offendo sempre, ma prima non ero sicuro, ma adesso l'ho visto, semaforo rosso, ti passa la manata, dico, non ti preoccupare, te l'ho già detto, fa così anche mio fratello. L'era messo in deva pi. Bella famiglia. A me c'è appena porta, ma qua fa un incidente, credevi. Allora mi sono messo tutte le cinture, aveva una porta, non so, sraiuce, di qua, guardi anche, qua fa un ma a un certo punto la macchina è ferma, guardo, semaforo verde, ha detto ti scemo, fammi offendi, ma ti offendo per favore, ma due volte col semaforo rosso sei passato a canna, adesso è verde, ti fermi, dici, se dall'altra parte passa mio fratello, ha detto ma allora ti scemo, dai. Vedi l'educazione stradale è questa, anche poi, questa ricordati, educazione stradale, olè! Anche questa ricordati, educazione stradale. Oh yeah! Oh. Educazione stradale si fa adesso. Allora, adesso fai un quel. Valore bene tanto, dobbiamo saluta. Dobbiamo saluta. No, dobbiamo ringraziare. Ringrazia, Patrizia, ringrazia. Chi? Tutti i pulisbani di Bologna e provincia, uno. Tutti i carabinieri di Bologna e provincia, se ci cancellano però quel... Sì, perché noi avevamo a dire, però, noi ci c'è anche un fattaccio, quel... te lo ricordi il fattaccio? Se abbiamo tempo, la dico, al disaldo, vieni che andai al teatro, venite al teatro, te era anche te, al teatro alle Manni che facciamo uno spettacolo, fra l'altro di beneficenza, quindi noi andiamo là volentieri, sempre. Eravamo con tutta l'Honolulu Gang, tre macchine perché avevano tutti gli strumenti, andiamo là e tutto bene, Aldo sempre generoso, l'ha detto adesso vesca signor qui, vi voglio offrire un andain in Nustari che conosco io, seguitemi che vi offro da mangiare, nuete toddri alla macchina da Aldo, capito, tutti dietro, io ho visto di l'usura, ogni tanto si impieva dal luce, hanno messo dei lampioni che si accendono, poi si andava là, vai a mangiare, Aldo ci ha offerto da mangiare, siamo stati bene, dopo due mesi un telefono, diamo, a me arrivè, i saluti del syndicate Bologna, 80 saluti, di così ne 80 saluti, 80 euro, e bene, perché okay. Sempre sei in una corsia preferenziale, a scavano le bon, a me rivei, anche a me, il ringraziamento del syndicate, 80 euro, di un'etera, però diciamo, siete pagato con la morale, gente. Poi ho telefonato a Cletra Macchina, Clera del batterista, ed è tos, tre multe, 240 euro perché abbiamo seguito lui che allora che non era così anche però. Questa ricordati educazione stradale però questa è una canzone sì. Shuttlecore pulito lo al Nera Bisogno per del velo l'ha fatto una no 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 lui aveva il permesso lui Aldone aveva il permesso che però è spenta che le dissi ma guarda che non si può lui fa è spenta è spenta mi ho visto ti l'userei comunque 240 ecco allora facciamo un appello se eventualmente vabbè che è stato qualche anno fa noi siccome abbiamo fatto la canzone con i proventi
Cioè, eventualmente, se il sindaco... Adesso facciamo scorrere sotto l'Iban. Ecco, l'Iban. No, se il sindaco gli piace, noi diciamo, gli cediamo la canzone. La canzone, volentieri. E eventualmente ci dà un contributo a quei 240 euro che abbiamo... Che noi, ahimè, malinconicamente, piangendo, e anche, si può dire, senza colpa, perché noi trovando Dri, Aldo Iani, che loro aveva il Parmas. Però non so il Curtea Brise, che Dri era Tribagian, cioè Nueter, che non l'aveva in Brise. Allora, certo, vabbè, qui bisogna chiudere. Chiudiamo. Safagna, allora, per i saluti. A sorpresa, i 240 euro, chi si dà allora? Mena! Allora, allora salutai, dai. Al vostro buon cuore! Salutiamolo, come salutiamo? Sì. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero anno, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno, felicidad. Arvatres, buon Natale, buona Pasqua, buon Cranvel. Notiziario International. Ale, via. Vai. Cioè, ma i 240 euro. Anche questa, ricorda di... Viva, viva notizieri. Propri quei televisiani. Torna a provare, adesso il vino. Dovevi dire, non segno quello, aspetta, la vanno provare. Viva, viva il notiziere. Ma dov'è che sanno etere adesso? Propri quei televisioni. Fine. Quei antifieri, anche se Palmont, anzi un po' confusionaire, non arriva mai secondo, a ne briso una strunze, fra di all'altra va in passione, ha sempre un dito trucché, ha sempre in televisione, un programma culturale, di potente si gestire, in di all'altra tradizionale, in diretta tutto il vivo, basta so che disminuire. Senza l'ether da un copione, giusto al tempo e tu sta nudo, ha sempre televisione.